Vi chiediamo un po' di pazienza, però c'è un ospite di quelli. Welcome al mondo, a Daniele Lavia. Grande. Che però sta rientrando in bus. Ciao Daniele. Adesso decisamente meglio. Dai, metti sotto la luce proprio, Daniele. Vai sotto la luce proprio. Sta così. Ecco, bravo. Allora, avete legnato, ma legnato certo. La Lube un 3-0 da paura. Andata bene, dai, andata bene. Si vede che è in pullman. Sì. È in pullman. Ce l'aveva detto, sta tornando dalla Lube, quindi sì. È un po' un problema. Vediamo un po'. Riproviamoci ancora un attimo, vai Daniele. Sì, adesso forse sì. È andata bene, la nostra fase break cresce di volta in volta, quindi abbiamo messo i parecchi in difficoltà, siamo contenti. Senti, ma tutte queste vittorie, tanto tu l'hai detto anche in una intervista, a vincere fa bene, vincere le cose che serve, ma se non perdi mai fai fatica a capire quali sono i limiti, e voi per adesso non avete ancora perso, quindi avete la difficoltà a capire quali sono i vostri limiti. No, noi lo capiamo quali sono i nostri limiti, anche perché in ogni partita, a parte oggi, secondo me, abbiamo fatto un po' di alti e bassi, quindi stiamo lavorando soprattutto sulla continuità. La nostra fase break è sempre costante, il side out un po' meno, però i limiti li capiamo. Senti Daniele, Riccardo Sbertoli qualche settimana fa, parlando di Soli, lo ha definito ha una grandissima ossessione sul poter fare sempre meglio, cioè quindi vi spinge sempre a fare meglio. Concordi con quello che ci ha raccontato Riccardo? Concordo appieno. In allenamento cerca di capire quali sono i nostri limiti anche durante le partite e lavorare su questo, e non è da tutti riuscire a capire questo. Noi, secondo me, siamo un ottimo, forse una galleria in quel di Pesaro. Sì. Bene. Daniele, sei tornato. Ci riproviamo. Scusate, ma sono proprio nel tratto peggiore. No, ma infatti lo sapevamo che non potevamo rinunciare a te questa sera, perché è una partita importante, la riedizione della finale dei playoff dell'anno scorso. Invece gli avete fatto fare 12 punti, avete costretto Blengini a cambiare praticamente tutti i giocatori in campo, alla fine non c'era praticamente più nessuno. No, senti una cosa. Va bene. La cosa che mi interessava anche molto è, davvero quando voi siete arrivati dopo l'ultimo torneo di qualificazione faticoso e un po' anche con poca soddisfazione, eravate cotti come dei ceci. Come siete riusciti a cavarvela abbastanza velocemente? Non è che eravamo, magari. No, abbiamo avuto un po' di difficoltà nelle prime due partite. Infatti con Cisterna e Taranto abbiamo fatto un 3-2 che comunque è sempre oro per queste squadre. Poi piano piano con l'apporto fisico siamo riusciti a spingere anche in palestra, e piano piano stiamo tornando. Questo è il periodo un po' più cruciale, perché dicembre, gennaio, le nazionali è sempre un periodo un po' così. Sì. La domanda è piuttosto semplice: che sensazione, che sapore ti ha lasciato la mancata qualificazione in Brasile, nella speranza che il ranking sia sufficiente a permettervi di andare a Parigi? Beh, quella è stata una sconfitta non facile da digerire, nel senso che dopo un europeo fatto, secondo me, alla grande, peccato per la finale, non era facile staccare la testa e ricominciare per affrontare quel torneo di qualificazione, sì, che era un girone tostissimo, veramente tosto, forse quello più difficile in assoluto. Siamo arrivati alla fine un po' con l'acqua alla gola e si è visto. Però la cosa che ci ha lasciato è che non abbiamo rammarici, nel senso che abbiamo dato tutto quello che avevamo, tutto quello che poteva andare in quel periodo, e siamo felici da questo punto di vista. Ovviamente la mancata qualificazione ci ha turbato un bel po', però ci riproveremo quest'estate in VNL. Ah, sicuro. Ok. Dani, intanto sì, complimenti, esatto. In bocca al lupo per il resto della stagione, e ci vediamo presto. Ci rivedremo presto, grazie.